In nome di Sua Santità Papa Francesco, il Tribunale, in relazione agli imputati Gianluigi Nuzzi e Emiliano Fittipaldi, rilevata la sussistenza radicata e garantita dal diritto divino della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di stampa nell'ordinamento giuridico vaticano, valutati gli articoli 4, 5 e 6 del Codice Penale. Così come modificati rispettivamente dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 2013, numero 9. Considerato peraltro che lo svolgimento processuale, la cui istruzione si è perfezionata solamente nel corso del dibattimento, ha evidenziato che i fatti contestati agli imputati sono avvenuti al di fuori del proprio ambito ordinario di giurisdizione, Tenuto conto che gli stessi imputati non rivestono ai sensi del diritto penale la qualificazione di pubblici ufficiali, ne sono ad essi equiparati. Visto il motu proprio di Papa Francesco dell'11 luglio 2013 ai nostri tempi, con il quale si sancisce, al di là dei limiti ordinari, la giurisdizione penale degli organi giudiziari dello Stato e della Città del Vaticano, in ordine ai reati di cui alla legge 11 luglio 2013 numero 9, unicamente se commessi nell'esercizio delle loro funzioni da persone equiparate ai pubblici ufficiali dal numero 3 di quel medesimo moto proprio, dichiara il proprio difetto di giurisdizione. Visti gli articoli del Codice Penale 59, così come sostituito dall'articolo 26 della legge 21 giugno 69, numero 50, 63, 64, 116 bis, così come è stato introdotto dall'articolo 10 della legge 11 luglio 2013 numero 9. 248, così come è stato integralmente sostituito dall'articolo 25 della stessa legge numero 9. Visti gli articoli del codice di procedura penale 413, 416, 417, 421, 422, 423, così come modificato dall'articolo 9 della citata legge 50 del 69, nonché l'articolo 429. Tenuto conto che la legge 9 del 2013 è entrata in vigore il 1 settembre dello stesso anno, in relazione agli imputati anche Luzio, Vallejo, Balda, Francesca, Immacolata Sciacqui e Nicola Maio... Considerato che le risultanze processuali non hanno evidenziato la sussistenza di elementi che consentano di ricondurre i fatti addebitati agli imputati, alle fattispecie di cui è l'articolo 248 del codice penale, così come sostituito dall'articolo 25 della legge 9 del 2013, assolve gli imputati stessi dal reato di cui è all'articolo 248 del codice penale per non aver commesso il fatto. In relazione all'imputato Nicola Maio, Considerata la non evidenza processuale degli elementi costitutivi, il reato degli articoli, di cui agli articoli 63, 64, in quanto ipotesi meno grave ancorché non contestata, e 116 bis, così come introdotto dalla legge 9 del 2013, assolve l'imputato stesso dal reato scritto per non aver commesso il fatto. In relazione all'imputato, anche Lucio Valejo Balda. Tenuto conto che le risultanze processuali evidenziano la sussistenza di elementi costitutivi il reato di cui l'articolo 116 BIS del Codice Penale, considerato le aggravanti e le attenuanti, condanna l'imputato alla pena di 18 mesi di reclusione. In relazione all'imputata Francesca Immacolata Chacqui, valutato che le risultanze processuali non evidenziano sufficientemente che l'imputata abbia rivelato notizie o documenti di cui è vietata la pubblicazione, ma dimostrano il concorso nel reato commesso da Lucio Angel Vallejo Balda, considerate le attenuanti e le gravanti, condanna la stessa alla pena di 10 mesi di reclusione, sospende l'esecuzione della pena per anni 5 alle condizioni di legge, condanna Angel, Angel Lucio Vallejo Balda e Francesca Immacolata Sciacqui al rifacimento delle spese processuali. L'udienza è tolta.